Questa collezione trae spunto in particolare da un modello del 75, che era un modello addirittura che era nato come scarpa da uomo. Difatti il tacco alto era proprio tipico degli anni 70. E per noi così è una prassi consolidata quella di andare a sfogliare i nostri archivi all'inizio di ogni collezione, perché poi si trovano questi spunti che poi è divertente aggiornare su colori, forme e tacchi ovviamente nuovi. È già qualche stagione che lavoriamo molto sulle tomaie dipinte a mano, cioè costruire le scarpe sul grezzo e poi a mano colorarle una per una. Abbiamo affinato questa tecnica e vengono fuori veramente delle sfumature assolutamente straordinarie. La stampa sul cavallino la utilizziamo così come dettaglio, come intarsio, appunto per fare ulteriori varianti dello stesso modello. E noi siamo orgogliosi di chiamarci Calzaturificio Fratelli Rossetti, proprio perché, voglio dire, le nostre radici sono lì, siamo bravi a fare questa cosa, e anche quando poi ogni tanto dall'Oriente ci chiedono di fare altri tipi di accessori, rifuggiamo sempre proprio perché vogliamo restare molto focalizzati su questo prodotto che conosciamo bene e che pensiamo di sapere far bene. Ogni singola scarpa che vendiamo è fatta da noi e quindi, vuol dire, la conosciamo nei minimi particolari. Il DNA della Fratelli Rossetti è sicuramente la qualità, da sempre. Mio papà era un maniaco della qualità, sia per quanto riguarda la lavorazione che per quanto riguarda la scelta dei materiali. Era uno che sceglieva le pelli personalmente una per una, quindi questo veramente è rimasto assolutamente nel nostro DNA. La donna Rossetti è nata negli anni 70 da una costola dell'uomo, e anche qui, e si vede sempre nelle nostre collezioni, questa origine, perché le scarpe tacco basso di ispirazione maschile sono sempre, fanno sempre la parte del leone nelle nostre collezioni. E appunto anche poi, come in questo modello, nasce da un'ispirazione di un modello maschile di 40 anni fa.